quello che tutti vanno addosso a lui, cercano Suter, Ederling, e questa volta non è davanti Suter, quindi dovrebbe essere la sua taglia la prima posizione. Maggior spettacolo, fargli soffrire un po' di più la prima posizione. Eccoli all'affrontare la curva 3, pronti per la 4. Con il 5-9-9 davanti a Ederlin, poi Suter, poi col 5-17 Kurbat, quindi Maute, poi Schmid, quindi Reichmuth e Stalder, più morbidi come rumore, come tipologia di vettura, però l'importante è che ci siano, che si facciano vedere, che Ederlin riesca per il momento a tenere la base tutta, poi questa cosa che ce l'abbiamo toccato tutta, anzi, pilota che ci è sempre piaciuto e che stimiamo. Ma c'è quella toglia, esterno sta dietro, vogliamo vedere come e quando riuscirà ad attaccare. Questo è l'unico motivo per cui speriamo che vada ancora avanti in questa situazione. Ieri invece due manche in cui una è partita male, la seconda, ma dopo mezzo giro era già prima, poi non l'hanno più visto, la seconda è partita prima, non l'ha più visto, e quindi invece vederlo adesso qui che deve andare a caccia di quella prima posizione ci piace. Eccolo qui con Ederlin, Ederlin Sutter, poi la terza Kurbat, poi Maut, Maut 5.64 dietro a Schmid, però quindi Ederlin Sutter, Kurbat, Schmid, Maut, poi Stalder e Reichmuth che è precipitato in ultima posizione. Questa volta adesso Suter le sta studiando veramente tutte. Sarebbe una delle poche manche che gli vediamo perdere. Ma Ederlin ci tiene, ci crede, no. Sa che l'unico metodo era quello di andare davanti all'inizio e poi non lasciare più marchi. Intanto Schmid abbandona, va a finire per frati. Speriamo che sia. Sì, sta uscendo adesso. No problem, ok. Senti quell'onda come cazzo spara. Andiamo ad iniziare l'ultimo giro, immagino. Ultimo giro. Pare farcela per il momento, a mezzo secondo al giro precedente di distacco, sono 7 metri di metro, se riesce a non commettere errori potrebbe far l'impresa, magari sembrerà strano parlare di questo per chi non li ha mai visti, ma Carlo Suter nel campionato svizzero è assolutamente un'icona. Quando l'abbiamo sempre visto nelle sue manche, finali, gare, eccetera, qua ha sempre fatto vedere che poteva dominare, ha dominato la maggior parte delle gare, quindi vederlo secondo adesso e ci sono solo più 3 curvette a destra, ci sembra che sia tutto sotto controllo per Ederlin, e Ederlin questa volta fa l'impresa! Ederlin che di fatti esulta e qui addirittura Kurbat con 5.17 va a prendersi inaspettatamente la prima posizione, questa volta la seconda davanti ad Ederlin. Bisogna vedere se Kurbat si è tenuto tutto il meglio di sé e della sua vettura per la finalissima. Sì. Non direi purtroppo. E quindi Ederlin si
si immaginava che se davanti c'era Carlo Sutter sarebbe diventata difficile. Cerca di non perdere il treno, rimane lì. Un metro per il momento, anche meno, 68 centimetri visto da qua. Già il vuoto tra i primi due e il resto del gruppo. Certo che Kurmat ci aveva fatto vedere una partenza e abbiamo detto wow! E poi? Come mai non l'abbiamo mai visto prima? Sono bastate tre curve. Poi Reichmuth con il 5-9-3, Stalder e Kurmat che deve rincorrere adesso nello stesso punto in cui si è girato il giro precedente e ha perso la prima posizione per diventare l'ultimo. Non male come salto indietro da primo a sesto, ma male. Quindi manca quello che non è partito Schmidt, 5.94. Enderlin ci crede, rimane lì. Vuole farsi vedere negli specchietti. Viene la sua presenza, viene non fischiati, ragazzi. Vediamo se lo lascio passare. Qualche punto tende anche ad avvicinarsi, staccando un pelo più lungo. Sarà diventando un botto. Mi sa che sarà di nuovo ora di far passare la borsa, perché adesso che arriveranno i prototipi con le classi D e ci vuole la pista bella visibile. Ho buttato fuori Kurmat fa vedere che c'è ancora, okay. E con molta grinta si va a prendere la quinta. 1-2. Mauro sempre terzo, ma intanto da 0-6 si erano passati a 1-1. Ruolo interno! Ad aver perso prima la prima posizione, poi passato in sesta, dalla sesta è riuscito ad andare nuovamente in quinta, adesso andava all'attacco della quarta, bisogna vedere se riesce a chiudere in mezzo. Non ci riesce esattamente, tutta grinta, però le traiettorie devono essere fatte. Ci prova, ci sta a provare. Eccolo all'interno, sportellata, i due appaiati al suolo. Siamo a 1.13. Però Enderling è molto più vicino, adesso è veramente molto più vicino. È il momento di tirare fuori il famoso coniglio dal cilindro. Domanda è, ma ci riuscirà? Provare si prova, ma ci riuscirà? Sotterle lì. Andiamo a vedere, eravamo a 1-3. Ultime due. Mount tranquillo, rilassato, poi Kurmat. Quando ha preso questo sprint successo, no, andiamo a prendere un po' tanto, a prendersi anche il terzo, un po' tanto, quindi basta sbagliare una stacchettina, arrivare un pelo lungo e non la si porta più a casa. Devastante Carlo Sutter, perché quando decide che vede che si avvicina troppo a Enderlin riesce a schiacciare quel tanto che ti allunga e ti fa capire che non è il caso. La
Saloni. Gli ha tolto 3 secondi Furmat, ma ormai siamo addirittura d'arrivo. Enderlin ha fatto del suo meglio, si è impegnato, ha studiato, ha fatto almeno un paio di giri appiccicato. Eccolo qua in chiusura, Carlo Sutter, dominio ancora.